Quante volte lo so, osservi il mondo e ti sembra che ormai, cercando un senso, tu non sai più qual è. Campania Felix TV, una nuova meravigliosa puntata con tanti ospiti. E noi, Olga De Maio, soprano e... Buonasera, ciao dal tenore Luca Lupoli. Benissimo, vogliamo partire subito con partiamo alla grande, sì, stasera anche puntata. Con questa... Salutiamo tante persone che ci seguono e ci scrivono da casa, poi faremo qualche piccolo saluto. Benissimo. Allora, partiamo subito con gli ospiti che abbiamo oggi qui in studio e precisamente un artista poliedrico a 360 gradi, artista, pittore, scultore, attore, giornalista, Giuseppe Cascella, o meglio il Conte Cascella, alias Don Salvo, in onore e rispetto, fiction su Canale 5 al fianco di Gabriel Garco. Benissimo. E ancora abbiamo un attore imitatore, Massimiliano Cimmino, attore, cabarettista, imitatore. Ha al suo attivo le partecipazioni a Beato tra le donne e Striscia la notizia, quindi tantissimi bellissimi progetti che poi lui stesso ci racconterà. E ancora Raffaella Castaldi, attrice impegnata sempre con Massimiliano Cimmino in un progetto sulla dislessia che sarà indirizzato proprio verso le scuole. Accompagna allora poi il Conte Cascella, l'attore Dario Norcia, che poi dopo si presenterà con il nostro Conte Cascella. Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti. Benvenuti. Allora, io bene. Mi affianco a te. Allora, iniziamo questa nostra piacevole salotto, possiamo dire, sui temi della cultura, dell'arte, dello spettacolo, proprio dal Conte Cascella, Giuseppe Cascella. Abbiamo detto artista poliedrico, no? E alias, ecco, Don Salvo, in onore e rispetto di Gabriel Garco, ma non solo, ecco. Quindi cominciamo da questa, come dire, dal protagonismo di questa fiction di Canale 5. Ce ne vuoi parlare, ci vuoi spiegare un poco? Sì. Qualche curiosità nata tra i personaggi, come? Tra gli interpreti? Ce ne sono tanti da raccontare, ma parliamo di Gabriel Garco, che
una bella, brava, bella persona, Aitan è bellissima, io sono più corto di lui. Ma tutti siamo quando venivano sul set io pensavo che venivano per me, illusione, va bene, comunque, ma... E niente, abbiamo fatto questo, abbiamo avuto una bella avventura di quasi 3 mesi di lavoro con lui e con Ares Film. È stata veramente una cosa meravigliosa perché è la prima volta che mi sono aggiungiato in questa grande avventura, voluta con sacrifici e con amore, ce l'ho fatta, però con Cabinacar mi sono trovato bene, anche se altre persone dicono delle cose che non vanno bene, però mi sono trovato bene. Laura Torrisi, bella donna, bella attrice, a fianco a me ha recitata bellissima, bella lei anche come la recitazione. Non si è mai emozionato, è vero che sul set a volte, sapete bene, c'è il gob, però io il gob non l'ho voluto, pensavo quello che era così. E ho detto a me non mi piace, vorrei quel gobbo con la scrittura un po' grande perché gli occhi poco vedono. Scendendo nel, andando nel particolare proprio nel cuore del tuo personaggio che hai interpretato, questo Don Salvo. Il mio personaggio è Don Salvo, il capo di tutti i capi. Io comandavo a Gabriel Garco la Liquor Room di New York, io facevo, io spacciava, io dicevo ammazzate, io dicevo finiamola, wow. Accorto e non accorto. Comunque sono uno dei grandi attori in quella fiction che comandavo, ancora oggi come vedete. Gesù ottimo. Però credo che hai dovuto tradire un po' il tuo cuore, perché tu sei in fondo un buono, non il personaggio che interpretavi non rispecchiava il tuo essere, quindi diciamo è stato come dire un'interpretazione un po' forzata della tua natura. Sono stato perché male. Sono stato ricordiamo male perché... che il Conte Cascello, oltre ad essere un attore e anche un artista a tutto tondo, mi ha incuriosito leggere il Colossal realizzato da te, ovvero il presepe è stato di 6 metri di altezza e 24 metri quadrati. Sì, sì. Ecco. Nel 2002 ho presentato per 2 anni di lavoro, ma lavoro, il presepe da Guinness dai primati. Ecco, infatti. Esposto al Urbino Pesaro, alla cattedrale. Alla cattedrale di, sai, è grandissima, sono 30-40 metri. Certo. Comunque il presepe stava a 6 metri di altezza, 24 metri quadrati, era un colosso. 5 mesi di esposizione. Bellissimo, molto interessante. 5 pullman al giorno di visitatori. Bellissimo. Il Papa, ho avuto delle elogi dal Papa, dalla Giunta, e mi hanno fatto cittadino onorario di Urbino Pesaro. È una grande soddisfazione per me che sono italiano. Almeno penso vabbè, ma oggi. Sei pieno di entusiasmo, quindi meriti. In più, a me è una Bibbia parlare che cosa fai, chi sei. Raccontare così in 2 piedi penso che è un po' difficile. È però. Difficile, bisogna andare a visitare. Di 50 anni di carriera, anche Bobby Solo ultimamente ha detto: maestro, come fai? Andreotti, il figlio Stefano, come fai? Tutti grandi mi hanno dato tanti elogi, tanti, perché 50 anni di arte nel mondo non è poco. E bellissimi anche, io ho visto le opere dedicate a Padre Pio. Questa è un'altra cosa. Ecco. Dici, come fai? Arte profana. Allora, essendo un grande attore, va bene, lo dico io, no, lo dicono gli altri. Io mi dico, va bene, mi piace, va bene così. Ma io sono anche il pittore ufficiale di Padre Pio. A Pietralcina le più grandi opere esposte sono le mie, dove Padre Pio stava in mensa quando pregava e mangiava. In quella sede di Pietralcina, al museo, sono le mie opere, come al MoMA di New York, al Pulcinella, agli Uffizi a Firenze, a Tokyo, in tutti i mondi. La tua firma è ovunque. Non vendo, le opere non vendo. No, certo. Io dono. Perché le opere sono i miei figli, non posso donare, vendere i miei figli. No, certo, questo certo. Lo voglio specificare. Io ho regalato, Bravo. Benissimo. E quindi anche diciamo questo aspetto, come possiamo dire, spirituale, no? della tua arte. Sì. E tu hai interpretato, io ritorno sempre al personaggio di Don Salvo, perché
rappresenta un momento, come dire, importante nella storia italiana, perché si va a focalizzare un momento particolare della storia, diciamo, del nostro paese e della, purtroppo, della malavita, allora, diciamo, la mafia, all'estero, benissimo. Purtroppo questa è una cosa che noi non vogliamo dare questo segno negativo. Purtroppo non esiste da adesso, ma esiste da millenni, per cui sono anni e anni che esiste Corleone, esiste... Allora, io ho scelto questo personaggio perché la faccia accusa questo personaggio, anche essendo un buono, ho fatto sempre del bene, però dico io, molte persone mi chiamano, maestro, lei è cattivo? No, sono brava persona. Lei è un mafioso? No, sono brava persona. Però vedi che dal profano è questo, è vero, bisogna andare nelle scuole, guardate, io, è una parte di un cinema, è una parte della storia del cinema italiano, delle malazioni che fanno anche tutto il mondo, purtroppo un personaggio per farvi capire che c'è il male, ci deve essere, però il male è spiegarlo, non adesso o farlo, per cui bisogna... E insegnare anche giovane a scuola. No, perché interpretarlo è anche una forma di... Infatti, è difficile, ma anche... così caratterialmente riesce invece a... Ma bisogna parlare anche in dialetto napoletano. È anche una forma di denuncia, no? L'interpretazione. Una denuncia di questo aspetto, come abbiamo detto, negativo. Ma io dico sempre ai giovani, guardate, divertitevi, ma non fatelo. Perché, ragazzi, è un film. Sì, sono storie vecchie, vere. Però vedete, se prendete questo spunto anche voi, non si va da nessuna parte, c'è solo male e basta. Esatto. C'è male, non c'è amore. È un monito, è un insegnamento. Io che sono con Padre Pio, da tanti anni, ho avuto il piacere anche di conoscerlo, era un giovanotto, dico, sono morto due volte, mi è preso due volte Padre Pio, io ci credo, sono un cattolico apostolico romano, credo molto nel cattolicesimo e credo in Padre Pio e dico... Sì, ragazzi, è un film, ho detto, divertitevi, però non fate quello che noi facciamo, perché è tutto un vero per una parte, ma è un falso. Esatto. È una finzione. Ed è ottimo spiegare queste cose, perché spiegare, questo è un vero insegnamento. La finzione, esatto. L'arte si vive della finzione, ma anche in modo, come dire, pedagogico, adesso... e quindi anche per insegnare che determinate realtà che ci circondano sono negative. Un'ultima cosa che vorrei dire, è vero, prendetemi sul serio adesso, perché devono capire i giovani, io non credo alla morte, ma nella premorte, quando io sono morto 2 anni fa, ho passato quel lembo di luce, è vero, e sono tornato indietro e non volevo più tornare. Hai visto? Però quanto è bello la beatitudine, la tranquillità, quando poi io credo che l'anima esiste vera e propria, non la carne e osso, ma l'anima esiste. I nostri defunti adesso, che poi non sono defunti, sono vivi, stanno vicino a noi. Per cui la morte non esiste, ragazzi, perché non c'è nessuna cosa che deve cambiare 100 anni e morire a che cosa? A cambio di certo, che cosa? Poi morire. Penso, ma che si vede che senti la molto l'argomento, perché l'hai vissuto. Io l'ho vissuto. E ti vorrei chiedere, che cosa hai visto tu in questo momento? Io ho sentito. Che cosa hai sentito? Una musica celestiale, gli odori che non esistono, un soave, una liberazione totale, una piuma. Poi veloce, questo nasceva, scendo giù. Ma voglio stare là. I dottori si meravigliarono perché io respiravo. Detto respira, che respira, però era me che non respiravo, la verità. Ma cosa dire? Ho visto così, ho visto anche lei che ha preso il bistro e me l'ha buttato sotto. Ecco. È tutto segnato, ci sono i giornali che parlano di questo. Perciò la premorte esiste, la morte non esiste. Ma la vita è bella, godetevi la vita. La pena, e vale la pena di essere vissuta. Sì. Benissimo. Io sono veramente... E io aggiungerei... E io, infatti... Perché sono veramente un insegnamento, e per il monito verso i ragazzi, e l'insegnamento verso umano, tutte verso persone, tutti. Veramente, che anche vivono momenti difficili dal punto di vista fisico e psicologico. Infatti. E quindi diciamo che la vita è bella e cerchiamo sempre di stare... forti, di essere forti. Femminicidi, bambini, pedofili, è tutto segnato da Gesù, quando sarà il momento, non è facile per queste persone qua, ecco, e non vengono perdonate, per cui che sappiano che è tutto segnato, anche un piccolo errore che fate è segnato, e poi per tutta l'eternità, se uno crede, è brutto, poi se la passano brutto.
Benissimo, io aggiungerei, è l'arte che rende immortali, vero? L'arte che rende immortale. Benissimo. Poi vorrei ringraziare il maestro Amedei Minghi, che abbiamo fatto arte e musica, ne parlo in tutta Italia, in tutte le regioni, per femminicidio e per la gente che hanno ucciso la mafia alle donne. Noi abbiamo fatto questo in beneficenza. Io Amedei Minghi. Ciao, un saluto ad Amedei Minghi. Grazie di avermi fatto questo appello. Grazie. Benissimo. Siamo felicissimi bene. Di queste cose. Sì, io queste belle cose. Bellissimo, bella testimonianza. Non andare via, perché poi dopo ci presenterai il tuo amico. Grazie, va bene. E ci parlerai dei tuoi progetti futuri. Va bene. Intanto resta con noi e interagisci. Sì, signore. Vogliamo dare spazio alla musica, perché ricordiamo che noi per Napoli Show è la lirica incontra l'arte, le altre arti, l'artigianato, la cultura, il sociale, la cultura. E si chiama Noi per Napoli Show la trasmissione, proprio perché prende il nome dall'associazione Noi per Napoli, che opera nel settore in Campania in generale da ben 29 anni, e quindi noi siamo felici di rappresentarla. Salutiamo in modo particolare la dottoressa Emilia Gallo, fondatrice e presidentessa dell'associazione Noi per Napoli, e lanciamo quindi un contributo musicale Video. La regia ci donerà. E diciamo, introduciamolo, perché è il Fox della Luna dal paese dei Campanelli, un'opera di Lombardo Ranzato, sì. Luna Tu, quindi un fox, una danza, e questa operetta è ambientata in un fantastico villaggio olandese, dove su ogni casa c'è un campanello. Questo campanello suona se viene violata la fedeltà coniugale Quindi ecco un brano molto brioso, frizzante, e lo ascoltiamo nell'interpretazione della bellissima soprano Olga De Maio. Vai la regia! In studio, spero che il contributo della regia vi sia piaciuto e soprattutto il brano. E adesso qui presentiamo il nuovo ospite, ovvero l'attore imitatore Massimiliano Cimmino, cabarettista, che ha partecipato a tante trasmissioni televisive, tra cui nominiamo quelle un po' più in Beato tra le donne, Striscia la notizia, wow!
Eccoci benissimo. Qua, ben Beato trovato, tra le donne. Ben arrivato. Vabbè, tutto grazie per avermi invitato, noi per Napoli Show, mi piace grazie, questa cosa, grazie, perché Napoli grazie. È già uno show. Eh sì, senti, dobbiamo... raccontarsi tutto lo show che è Napoli. È vero, è vero. Allora, raccontiamoci. No, anche noi siamo contenti di averti. No, io voglio dire che queste cose di cui stavi dicendo, Beato tra le donne è una cosa che risale a 20 anni fa. Va bene, cosa... ma comunque fa parte del tuo curriculum. No, vabbè, chiaramente. No, ultimamente, recentemente ho partecipato a Striscia perché ho inventato una cosa, ho creato un video dove faccio una sorta di parodia di Maurizio Costanzo. Ah, e ora hanno visto questa cosa che piace, insomma l'hanno pubblicata e ha avuto molto successo, diciamo, sul web. Poi recentemente, sempre su Striscia, ho fatto un'esibizione, una performance in cui facevo dei show in lingua uno di seguito all'altro e hanno mandato in onda, quindi perché sei abilissimo cosa nelle comune, cose certo. E quindi è successo questa cosa qui. Poi a livello attoriale, cabarettistico, insomma faccio varie cose. Però facci sentire qualcosa allora, scusi, è la mia curiosità. Poniamo è... una domanda per esempio a Massimo Troisi, cosa direbbe Massimo Troisi oggi ospite di noi per Napoli Show? Cioè, guarda, la prima cosa che ti cioè, donna a Napoli, cioè, non può essere fatto bello che sa pure lo conto che non lo contraddire, che il subito salvo fa qualcosa, lasciato sta, fatelo parlare. Cioè, allora voglio dire, sono contento che sono qua, no? Perché Napoli ha bisogno un po' della benedizione, che è bello. Però il presepe è bello, ma ogni tanto però ma che cose fatte per bene, che sennò vanno buone cose. No, perché lui qualche cosa sta sbagliando, lui, Lui. Cioè, ho parlato prima di venire qua, ci ho parlato con lui. Stai facendo morire un sacco di gente, attore, cabarettista, musicista, presentatore. Ha detto non si piacca che politico stanno qui. Ma no, tutto qua! Cioè, no, aspettate, non fate. Quelli che sono bravi non rimane qua. Questo volevo dire che mi faccio in mano a Cascella. Bravo Massimo Troisi. Grazie Massimo, bravissimo. Grazie a voi. Bravo. Massimiliano, ecco. Io partirei da una riflessione con te. La commedia è imitazione della vita, specchio dei costumi e immagine della realtà. L'arte, mimesi, no? Ha il significato proprio di genetico, di imitazione, riproduzione. L'attore è un mimo, quindi è colui il quale riproduce la realtà nella sua opera d'arte. Ecco, allora questo ti volevo chiedere, come al di là, diciamo, la tua vena artistica, sì. Come è iniziata in questo ambito proprio della riproduzione teatrale? Quali sono state le tappe fondamentali che ti hanno portato poi a scegliere un determinato genere di rappresentazione? Allora, prima di tutto, Luca, mi potevi dire che questa domanda era così difficile perché è troppo articolata. Io non sono abituato a queste domande così profonde che hanno anche un valore anche etico. No, io credo, volevo dire una cosa, una piccola cosa sull'imitazione. Ecco, imitare, a me piace l'idea di imitare qualcosa di bello, perché quando tu vedi, come si parlava di imitare, non imitare le cose brutte, invece proprio l'arte bisogna, proprio ricerca, io ho fatto una ricerca del bello, infatti diciamo nei miei personaggi cerco molto di imitare coloro che hanno dato lustro qua alla nostra Napoli, la nostra Campania, la nostra terra, certo. Edoardo, Troisi, Totò, Tina Pica, tutti questi proprio quell'omaggio. E dopo li faremo parlare, Sì, tutti questi personaggi comunque mi hanno dato emozione, regalandomi queste emozioni che hanno donato a tutti quanti, quindi le trasmetti a tua volta. Nel mio piccolo di poter rendere omaggio a loro in tal senso e poter così regalare questa cosa alle nuove generazioni che magari non conoscono davvero, bene dici proprio bene, alcuni magari Edoardo è incredibile ma, nome, ma non conoscono l'area d'arte di Edoardo, di Totò, Troisi, giustissimo magari sono dei mostri sacri ma la nuova generazione essendo TikTok queste cose qua non riesce a cogliere l'essenza di queste cose che sono verissimo, ma come ti sei molto. Ti sei appassionato a questo genere quest'arte dell'imitazione? Ma a parte scherzi, una cosa, io ho cominciato senza una data precisa perché ho cominciato a imitare praticamente i miei professori alle superiori, perché ho fatto anche le superiori, non sembra, ma l'ho fatta. No, anche un po' di università. È un classico avere il compagno di classe comunque, che imita un insomma. Po'. Poi man mano ho cominciato a fare le mie prime imitazioni che erano appunto Massimo Troisi, Maradona, insomma ho cominciato a vedere... A capire che la gente apprezzava e rideva. Sì, quando si riconosce il personaggio. Quando ho visto la reazione del sorriso, per me è nata una scintilla. Cioè, donare un sorriso per me era una missione che doveva partire già a quella. Certo, perché alla fine resta qualcosa. Infatti, che... tu. No, perché, come dice una grande detto, l'arte più nobile è quella di rendere felici gli altri. Benissimo. Questo è un diktat che per me. Mi pare che tu hai una definizione, ti sei autodefinito in un modo.
Ah, io mi definisco, ho trovato un modo anche goliardico di definirmi spacciatore di felicità, perché beh, il troppo si spaccia tanto, ecco, tanto non sei brutto, ho cercato di spacciare. Torniamo al discorso, del nostro... discorso di non salvo. Oggi abbiamo degli ospiti frizzanti, infatti, è vero. Diciamo, è una filosofia di vita, insomma, creare, poter donare un po' di sorrisi, infatti poi mi occupo anche un po' di sociale. Insomma. Massimiliano, con te volevo, ecco, anche per i nostri telespettatori, un grande di quest'arte dell'imitazione è stato negli anni 50 Alighiero Noschese, che possiamo considerare un maestro, no? Un classico, un mostro dell'imitazione. Davvero, sì. Volevo sapere se nelle tue, diciamo, interpretazioni, nelle tue parodie, no? Perché poi l'arte dell'imitazione è anche un parodizzare il personaggio, quindi diciamo cogliere il lato comico, umoristico. Ti sei mai, diciamo, ispirato un po' alle imitazioni di Alighiero Noschese? Allora, Alighiero Noschese è stato, diciamo, il padre degli imitatori, mm-hmm, anche perché io quando lui era, diciamo, in voga era un po' piccolino, però comunque già apprezzavo la sua arte e la sua grande capacità. Cercavo di carpire, perché mi sono visto i video, chiaramente cercavo di carpire quello che poteva essere utile al mio tipo di interpretazione, mm-hmm, dell'imitazione. Lui veramente era un grande, perché ci faceva entrare nel personaggio. Cioè era proprio lui il personaggio. Lo vivevi, quindi, sì. A me invece cosa piace fare? Oltre a cercare di far somigliare la voce, che è una cosa difficile, mi piace filosofeggiare come se parlasse con la persona. Cioè quando faccio Troisi non cerco di imitare solo la voce, ma il pensiero di Troisi, magari ai nostri giorni, che magari Troisi, che se si trovasse magari in questa società d'oggi parlerebbe della pandemia, con la sua goliardia, con la sua ironia. Ecco, è vero, hai ragione, è una bellissima quindi idea. Quindi Edoardo sarebbe un po' più pesante, un po' più, diciamo, mm-hmm, così profondo, Totò sarebbe un po' più, diciamo così, macchiettistico. Quindi ognuno ha il suo stile, quindi mi piace creare anche la filosofia di questi personaggi. Benissimo, la risposta. Moltissimo. Bella, bellissimo. Scusami, a questo punto, vogliamo far dire qualcosa ad uno di questi personaggi, in merito ai giorni nostri? Questo stavo dicendo, io ti volevo chiedere. Scelta. No, gli volevo dare io un input, perché abbiamo parlato prima del presepe del maestro Cascella. Consenti? No, sì. Edoardo è una cosa particolare, anche sì, perché Edoardo è legato anche molto a mio padre, che non c'è più. Che io, siccome poi negli anni ho creato, oltre Edoardo, siccome poi Natale in casa Cupiello è una delle commedie più conosciute, tema di Edoardo, ho creato un tributo che tra l'altro ho portato in televisione e il grande regista Salvatore si rimase molto, diciamo così, colpito. Mm-hmm. E faccio buon Natale in casa Cupiello, cioè cerco di rendere tutti i personaggi. Se ci fossero quelle 3-4 ore a disposizione, magari no, 2 minuti di tempo, magari il programma così lungo. Possiamo, mi alzo? Sì, certo. No, sì. Allora, la commedia iniziava con Pupilla Maggio che entrava in scena. Sì. Faccio la mascherina perché è importante. E faceva più o meno così. Madonna mia, belle che fritte, Madonna mia, belle. Lucari, sosti che si è fatto tardi, Lucari. Agire sei privo di andare a letto, che subito si fa giorno, non ci fa freddo fuori. Lucari, hai voglia, si cela. Questo Natale si presenta come comanda il Signore, con tutti i sentimenti, ma non ci fa freddo fuori. Lucari, fa freddo, il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò fate rassegnare, fa freddo, E con c'è, l'avessi dato una mazzata in fronte, che questo che risposta su, lascia tanto a Tommasini che si è fatto tardi, Tommasini, società. Se non mi portate la zuppa di latte dentro al letto, io non mi socio. No, tutto il socio. Ah, se no tu vai a cucuspitale che non tiene i servitori. Che? Tua madre è una serva? Tua madre non serve. E che brutta gente, puzzato di tubo. Insomma, poi... Bravissimo. Continuate. Era un po' il succo della commedia. Ha fatto rivivere un po', diciamo, l'atmosfera in ante litteram del Natale e del presepe, quindi questa è stata la... Ma questa è la passare... cosa che dicevo prima sul... anche fare questo tipo di performance, magari in uno spettacolo, quando faccio i miei spettacoli live, mi piace che i giovani magari possano, ma non perché sei io, ma magari sì, conoscere i personaggi, fare, poter insegnare magari l'arte classica napoletana. È una cosa bellissima, perché imparano a conoscere i personaggi
ma soprattutto io penso che sia una cosa molto divertente e anche difficile passare poi dalla voce maschile alla voce femminile, dare il carattere di ogni personaggio, quindi veramente complimenti. No, tra l'altro, cioè, sì, che prego, detto, prego. Voglio dire, mi è perduto, perché questa cosa che hai detto l'ha detta Gabriele Salvatores quando diciamo, ha giudicato la mia performance, che infatti diciamo, si è sentito con lui, no? Sì, praticamente certo. Lui sottolineava il fatto di passare velocemente da Pupella a Edoardo. Ecco, insomma, è vero. Davvero complimenti. Alla fine è una promessa, però ci devi imitare il Conte Cascella, va bene? Dopo ti daremo un po' di spazio per imitare il Conte Fatelo parlare, no? Già parlare. No. Perché lui deve un po' assimilare. Massimiliano, parlando di felicità, ecco. Sì. Introduciamo ecco Raffaella, perché sì, allora, so che voi siete impegnati in un bellissimo progetto, ecco, appunto sul recupero di alcuni, come dire, svantaggi dei ragazzi per l'educazione scolastica. Parlavamo prima nella presentazione della dislessia. Infatti, Raffaella. Io conobbi Raffaella durante la registrazione dell'Avvocato di Nardi, una fiction di Nando De Maio, scritta da Pino Ecuba, e quindi mi piacque subito il suo modo di recitare, quindi ci conoscemmo, e poi seppi che praticamente lei si interessava molto del sociale, perché poi il sociale, secondo me, quando unisci arte e sociale, cioè, sicuramente vanno a braccetto, è logico. Sì. E quindi infatti ho partecipato ad alcuni video che lei veramente fa molto bene, infatti hai fatto anche un canale su YouTube che si chiama Tanto per cominciare, magari e io quindi mi scambiate poi la parola o per Vinci o anche per Bacco. Ecco Raffaella, buonasera, parlaci un po' del tuo progetto. Buonasera. Buonasera. Allora, io ho ideato questo canale che si chiama Tanto per cominciare, perché in realtà diciamo il mio lavoro, io sono tutor di SA, quindi lavoro con i ragazzi con disturbi di apprendimento. E poi sono mamma di un ragazzo dislessico, quindi so quanto è difficile, insomma, coniugare per un genitore lavoro, fa studiare i figli, è tutto molto complicato. Allora ho detto, magari mi invento qualcosa che quando la mamma torna, che è un attimo stanca, uno dei tra i nostri desideri, cioè che qualcuno ci risolva un 5%. Hai ragione, sì, è vero. E quindi come magari fare dei video dove si poteva fare una spiegazione, però diciamo concentrata sulla difficoltà. Quindi è specifico per i ragazzi con disturbi di apprendimento. Faccio dei video dove in questo periodo ho finito i video di letteratura, perché poi comunque io me li studio, io me li progetto, io certo, li faccio un po' di tempo. Voglio dire, quindi circa un anno che c'è questo canale, lo ci curi sono molto video, sì, abbastanza. Vabbè. Faccio questi video, inoltre sono corredati di una mappa concettuale, quindi il ragazzino può scaricarla, c'è un audio che lo aiuta nella prima lettura, in modo che insomma il ragazzo con disturbi di apprendimento potrebbe avere difficoltà nella lettura. Quindi in questo caso c'è anche questa mia voce che lo aiuta a leggere. Una voce guida, esatto. Insomma, ecco, e che poi, aiuta. Tra l'altro mi impegno a fare dei video, comunque dei link, che possano arrivare ai genitori, agli insegnanti, ma non tanto perché io mi posso permettere di impartire diciamo un metodo educativo, ma perché? Proprio perché ci sto dentro, sono una mamma, certo, so quanto può essere complicato. Certo. E allora chiesi a lui di partecipare a uno dei miei video, in quanto insomma il suo modo di recitare è molto naturale, mi piace, insomma, coinvolgente, non mi interessava un personaggio artefatto, insomma, perché non è vicino a noi. Volevo qualcosa di molto vicino, e quindi è nata questa collaborazione che ci piace tanto. Sembra stia andando. Quindi la state anche proponendo alle scuole? Nei progetti scolastici? Allora, guardi, il lockdown mi ha portato, diciamo, non è stato un bel momento, ma mi ha portato una grande soddisfazione, perché paradossalmente io sono stata molto importante per alcune scuole del nord, tra cui Verona, Milano, e in due scuole di Roma sono diventata il canale ufficiale per i ragazzi con disturbi. Un bel punto di riferimento, che in quel periodo, devo dire la verità, sì, indubbiamente. Quindi, tra l'altro, ne sappiamo qualcosa anche noi, perché siamo stati anche noi in quel periodo molto attivi, dal punto di vista ovviamente artistico più che sociale, per aiutare le persone che erano a casa da sole, sì, eccetera. Sì. Quindi immagino la stessa cosa che tu hai potuto vivere in questo periodo. Perché poi in realtà, diciamo, io faccio questi video, ma il mio ruolo è quello, quando mi contattano, qualunque sia l'argomento, insomma, se io posso aiutarli, li aiuto. Quindi ci sono delle telefonate, quindi in realtà io ho questo canale con i video, però è solo, come dico io, ho unito la musica richiesta degli anni 80, no? Dove ti chiamavi, ci fai sentire, a me mi aiuti in questa materia? Però ci sono alcuni video, però possono chiamarmi per qualunque altro argomento. E mi chiamavano dalle zone più a rischio, dove c'erano, insomma,
cioè un problema molto più serio che in Campania, e la cosa drammatica era chiedere prima come stai, e poi magari sapere che il bambino aveva, ma mio nonno non c'è più, insomma è stato un momento tanto forte quanto stimolante, perché, e poi uno schiaffo anche a tutti questi discorsi sull'Italia divisa, nessuno mi ha mai chiesto di dove sei, insomma, si sono battuti i confini, insomma, sì, sicuramente. Anzi, da alcuni casi, a me piace sempre raccontare, c'era un bambino di Milano che mi chiedeva, qualche volta mentre parli me lo dici napoletano perché mi fai ridere. Bellino, voleva sentire l'accento. Quindi una rivalutazione, diciamo, di quello che è, come dire, il progetto educativo proprio per questi ragazzi che presentano questi, diciamo, svantaggi rispetto a difficoltà nella lettura. Nella lettura possono essere nella scrittura, nel calcolo, però in realtà è una caratteristica, solo che è poco riconosciuta. Ecco, io ti volevo chiedere proprio questo, come si manifesta? Cioè come si riconosce? Si può, viene fuori da una vera e propria diagnosi o subito viene fuori questa piccola difficoltà nella lettura oppure nel fare calcoli eccetera, cioè si evince subito? Come si riconosce? Funziona. In realtà per avere una certificazione bisogna aspettare che abbia finito la seconda elementare, perché deve saper leggere e scrivere. Certo. Quindi nel momento in cui non riesce a rendere alcuni gesti automatici, cioè come lo scrivere per esempio dallo stampatello al corsivo, se non diventa automatico potrebbe essere un primo segnale. Ecco. Le famose tabelline. Se non riesce a memorizzare le tabelline, quindi fa fatica, non è perché svogliato, potrebbe avere una difficoltà. Ciò vale anche per gli errori di ortografia, però io dico sempre, da mamma, non importano i titoli alcune volte, siamo tutti un po' terra terra quando si parla di cose importanti, che è sempre necessario avvalersi di professionisti. Quando si vogliono fare le cose fatte in casa, cioè io ho capito, mio figlio è dislessico, noi non abbiamo Per questo, abbiamo bisogno di certo. professionisti, perché nel momento in cui si fa poi una certificazione, si va da uno psichiatra, da uno psicologo, bisogna fare un percorso specifico che dimostra che realmente c'è la difficoltà, da quel momento in poi si può aiutare il ragazzino nello studio, perché esistono una serie di percorsi, metodologie diverse da adottare per il ragazzo con le difficoltà. Quindi, diciamo, anche perché ci saranno difficoltà diverse, così come ci saranno anche, diciamo così, gradi differenti. Gradi, no? differenti, immagino. Molto personale, anche perché non è una cosa che amo dire, però è la verità, i più grandi geni erano dislessici, quindi sì, si sviluppa una forma di intelligenza alternativa, è vero. È una lotta alla sopravvivenza poi alla fine. Per cui si vede magari quello che per noi è impercettibile, loro riescono a vederlo e a dimostrarlo in una maniera diversa. Anche una maggiore sensibilità, no? di questi diciamo, ragazzi. Verso... Anche perché noi dovremmo cominciare ad adottare il termine è diverso da me, non è in senso di migliore o peggiore. Esatto. E per fortuna esistono vari punti di vista. Sì. Che cosa bella, no? Che ci arricchiscono. La diversità deve essere sempre una caratteristica di crescita e mai di differenziazione o di discriminazione, non una discriminante, esatto. Ci auguriamo che, questa figura che studia questo tipo di svantaggio possa essere, come dire, importante, centrale anche nell'insegnamento e quindi da affiancare ai docenti ordinari nelle scuole. C'è, nelle classi c'è, il referente di SA c'è negli ultimi anni, perché ovviamente insomma è complicato, perché io difendo molto gli insegnanti, non è facile insegnare, facile insegnare, lo so. Quindi è necessario che ci sia una figura che si occupa almeno di un altro ramo, infatti, perché poter fare tutto è difficile. Certo, bisogna essere specializzati nei vari settori, nei vari campi dell'educazione. Quindi veramente una bella cosa. Però volendo lanciarti di nuovo in là per un assist, non è pigrizia. Lei diceva, ma magari può essere sintomo di qualcosa, non come diceva Troisi, voi tenete un figlio mostro. Questa aveva le tabelline, le capitali del mondo. Sapeva cantare, sapeva ballare, sapeva recitare, buttato il mese di mostro. Noi siamo gente normale. Sapeva le capitali di tutto il mondo. No, la cosa che volevo dire, volevo giusto aggiungere qualcosa, lei è stata già esaustiva perché è bravissima, parla molto bene, io non so parlare. No, volevo dire che a volte...
la poca intelligenza dell'essere umano, tra virgolette, poco questo, che non accetta il diverso perché pensa che sia qualcosa che non vada bene, perché perché fa paura, appunto. Fa paura, invece dovremmo essere così aperti ad accettare, perché anzi è una forma di ricchezza che ci viene data, quindi questa è una cosa banale che ho detto, vabbè, l'ho detto. No, ma è la verità, è la verità. Senti, allora io volevo, ti invito a restare con noi. Io volevo dire una cosa. Sì, ecco. Sì, sì. Posso? Come no, certo, con gran piacere. Quello che tu stai dicendo, quello che hai detto sinora è una cosa stupenda. Allora, io sono un docente universitario, però ho fatto docente alle scuole superiori fino a un anno e mezzo fa. E in classe mia ci stavano dei ragazzi dislessici e avevo dei grossi problemi. Avevamo il sostegno, ovviamente. E a proposito di questo e anche al fatto che tu hai detto che diversamente abile, del diversamente abile, io ricordo a Napoli moltissimi anni fa, forse l'avete visto, un cartellone pubblicitario dove segnava, c'era il volto di un ragazzo, chiedo scusa, è là, non c'è, il volto di un ragazzo disabile, un ragazzo affetto da Morbid Down, e sopra stava scritto: per alcuni è un mongoloide, per altri è affetto da morbo di Down, per noi si chiama Paolo. Questa cosa è una cosa veramente molto profonda e fa capire il senso di quello che stava dicendo lei prima, cioè la diversità e non la malattia, perché la diversità, esatto, è quello che ci rende liberi. Chiedo, certo, scusa dell'intervento. No, è stata anzi una precisazione utile. Anzi, dico questo... Perdonateci se non sempre guardiamo verso le telecamere, lo diciamo a casa, ma perché è bello in questo salotto così avere gli ospiti frizzanti, ma soprattutto interagire e parlare fra noi, no? Ecco, perfetto, quindi veramente questo ci fa piacere. Bene, io allora, adesso vogliamo lanciare un nuovo contributo? Sì. Direi di passare la parola a Giacomo Puccini, perché Giacomo Puccini è un operista del Novecento, molto importante nel campo dell'opera lirica, e lo facciamo con un bellissimo brano molto conosciuto. E vogliamo dire il titolo oppure lasciamo che gli spettatori lo dico? Allora, dalla Tosca di Giacomo Puccini e Luceva alle stelle. Bellissimo. Nell'interpretazione. Indovinate un po' di chi? Del tenore Luca Lupoli. Regia, vai con il contributo.
Eccoci qui tornati in studio dopo il secondo contributo musicale, spero vi sia piaciuto. E continuiamo allora, passiamo al terzo blocco della nostra terzo blocco, ecco, la domanda che inchioda tutti gli ospiti della serata e quindi lasciamo Olga che diciamo vi porrà questa domanda. Iniziamo con il Conte Cascella. Sì, la domanda di rito, la domanda finale, che è poi una domanda molto semplice, ovvero sulla speranza che è chiusa nel cuore di ognuno di noi per capire, che ne so, un segreto oppure qualcosa, una speranza che può essere quella sul lavoro, sull'attualità, sui propri sentimenti. E allora io immediatamente mi rivolgo al Conte Cascella e chiedo: Conte caro, tu cosa speri? Una domanda di un milione di euro. È vero. Allora, cosa spero? Io spero soltanto che il governo facesse qualche cosa per i giovani ammalati, per gli ospedali, per gli oncologici, persone che hanno bisogno, che oggi c'è la fame con questa pandemia, giustamente. Verissimo. Finito, e che devono aiutare. E poi queste femminicidi, queste cose qua, non vanno bene. Governo deve dare una mano ai giovani, perché i giovani sono la nostra speranza. Il nostro futuro. Benissimo. E allora, a parte il fatto che ci aggreghiamo tutti e uniamo a questo meraviglioso, a questa speranza, ma a questo meraviglioso appello, augurio, a questo appello, e quindi agli ospiti già che sono in studio chiedo di fare un applauso, perché veramente è bravissimo, una cosa bellissima. Il Conte, il nostro Conte. Bravissimo, grazie a voi, speriamo, vi voglio bene, speriamo che le cose si possano aggiustare e che possa, come dire, tornare un po' di sereno. Allora proseguiamo. Con te cosa? Adesso allora, ripeto di nuovo, sì, la domanda. Sì, l'ho capita la domanda. Che cosa speri tu? Beh, io mi allaccio un attimo al mio carissimo amico fraterno, sì, Giuseppe Cascella, uh-huh, perché lui ha messo il puntino su una parola che è la parola della pandemia. Io sì, vorrei spererei che questa pandemia terminasse, perché in effetti ormai siamo veramente, ne abbiamo le tasche piene, come siamo dire, stanchi, è difficile, siamo stanchi, non tanto per il fatto lavorativo, non tanto per le cose, per il lockdown che abbiamo fatto, non tanto per questo, ma per altri motivi molto più importanti. La pandemia, purtroppo, il Covid-19, coronavirus disease 2019, la definizione ufficiale, sì, è un virus tremendo. Lascia dopo la malattia dei segni indelebili ed è molto, ma molto pericoloso specialmente per le persone che soffrono di malattie respiratorie. Certo. Quindi io ogni volta che si parla di questa cosa cerco sempre di dare ai giovani un messaggio concreto. Dico, è vero la movida, è vero il divertimento, è vero tutto, però fate attenzione, prudenza, perché è vero, voi volete vivere, però c'è anche la possibilità che potreste infettare i vostri cari e che potrebbero pagarlo con la vita. Quindi cercate di limitarvi, sì, divertitevi, ma con attenzione. Con attenzione, con prudenza, ma cercate di mantenere, ecco, sì, le misure della distanza sociale. Cercate, sì, è vero, uno potrebbe dire, ma io come faccio a cuccare se sto lontano? E va bene, uno cucca dalla distanza, poi se quello ci sta, la portata in tamborella. Si capirà attraverso, cioè, uno sguardo. A proposito di questo, vabbè, noi attori siamo ormai vaccinati, perché nel senso lato del termine, certo, perché noi ogni volta che facciamo un film facciamo il serologico, facciamo il tampone. Certamente, anche noi a teatro, è vero. Abbiamo bisogno di fare questi controlli. Generalmente facciamo 3-4 giorni prima che iniziano il set, a volte lo vediamo anche più di una volta, io l'ho fatto almeno due volte su a Foligno, intanto vi spiego perché abbiamo fatto, allora, noi siamo reduci, ultimamente io e il maestro Cascella, da tre film, abbiamo fatto tre film, uno bravissimi, Giovanna Cusa, con Jonathan Valenti, il maestro Jonathan Valenti, mm-hmm, che è un regista, diciamo, abbastanza importante, e che è legato alla Mediaset attraverso la 4. Benissimo. Mediaset, chiedo scusa, lo dico perché... Sì, 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 certo, ma figurati, a noi fa piacere sapere notizie, diciamo. È un film, si chiama Saluzzo al potere, dove ovviamente il protagonista è sempre il maestro Cascella, io faccio un boss della Camorra Napoletana, ed uscirà il 24 d'ottobre, si può dire, no? Ma certo, tu devi. Diamo tutte le informazioni così che a casa possano seguirvi. Oppure sì, su Sky, che ha l'abbonamento a 8,22. Ed è un film di mafia, ovviamente,
con vari aspetti da vedere, non vi dico altro che poi il commissario il film a Brindisi con il maestro Matteo Pedone e il commissario Spiedone, in cui hanno partecipato Alvaro Vitali, Maurizio Mattioli, Gigi Attrice, Michele Placido, bellissimi, il Conte Cascella, e l'ultimo io mi metto per l'ultimo, va bene. Però sei modesto. L'ammazzo. Magari lo ricorderemo. Lo ricorderemo poi nel corso anche delle altre puntate. Comunque, grazie. Sì. E poi l'ultimo l'ho fatto a Foligno. Un film a Foligno si chiama Nino con Anna Palmieri e me. Va bene. Perché ho detto questo? Non perché volevo fare pubblicità, ma anche per dire che noi siamo molto attenti a questa pandemia. Ma certo. Quindi ma è logico. Siamo molto attenti, e quindi. Curiamo la nostra salute e la salute dell'italiano. Vabbè, ragazzi, doppio piacere in realtà, perché bravo. Che il messaggio abbiamo reso note le date, bene. Tutti i vostri progetti bellissimi che noi seguiamo con grande attenzione, bravo. Ed invitiamo anche il pubblico a seguirvi. E allora proseguiamo, Massimiliano. Bravo, Dario, bravo. Tu cosa speri? Tu cosa speri? Ecco la domanda. Allora, nella fattispecie, nel breve periodo, spero che finisca questa pandemia. Mi unisco al pensiero dei colleghi, sì, perché sì. È una cosa che ci ha paralizzato veramente in tutto. Forse ci ha insegnato qualcosa. Invece, la speranza per il prossimo futuro, insomma, per la vita, sì. È che forse dire una cosa banale, però mi piacerebbe che l'essere umano riscoprisse un po' il senso del donare amore, cioè nel dare qualcosa. Bravo. Al prossimo, che forse preso dalle nostre cose da fare, il lavoro, la frenesia quotidiana, quindi perdiamo un attimo di vista certi valori che possono essere anche aiutare un amico, una persona ma cara. Come no? Certo. Queste cose qua secondo me potrebbe aiutare il mondo ad essere un mondo migliore. Questo anche perché pensiero. Soprattutto vi dico, la bellezza del donare qualcosa è quello che resta, in realtà quando si dona si riceve, quella cosa più bella è proprio concetto, questo. Voglio dire, la felicità di aver donato veramente non è... ne è impareggiabile, è vero. E Covid ci ha dato un po' questo messaggio, cioè, diciamo, un po' ce l'ha dato, però dovremmo fermarci un altro po' a pensare, dovremmo per tutte le volte che dono qualcosa, certo. Mi sento veramente dovremmo incrementarlo e incoraggiarlo, forse c'è un po' il senso della vita, non è il donare, essere altruista, come no, essere un po' filantropi, e quindi questo è il mio pensiero. Perfetto, bene. Bello, mamma, ti voglio bene, non so. Certo. Allora Raffaella, a te realtà, la parola. Faccio un discorso un po' più personale, spero di non perdere me stessa, perché a volte la vita ti mette alla prova. Come e no? Magari poi ti ritrovi e non ti riconosci più. Io spero di rimanere sempre fedele a quelli che sono i miei valori, perché anche questo significa essere un buon esempio, quindi genera una serie di conseguenze positive. Diciamo, fondamentalmente spero di non perdermi. Ecco. Guarda che non è affatto scontato quello che dici, perché in modo particolare abbiamo sentito di tanti casi che soprattutto dopo il lockdown hanno avuto un momento di persone che hanno avuto momenti di smarrimento, quindi effettivamente voglio dire questo pensiero in modo particolare sentito da parte mia è rivolto a tutte quelle persone che speriamo di far riprendere da questo momento così particolare, così difficile. Dobbiamo uscirne tutti insieme e l'unione fa sempre la forza. Anche perché, scusami, non voglio prego. Però a volte quando si vive un conflitto con se stessi non sempre chi ha a fianco capisce, non sempre è facile comunicare. Quasi mai. Allora a volte ti rendi conto, insomma, superati 40, che c'hai solo queste e avrai tanto paura che poi pure quelle vacillino, quindi ecco. Ma guarda, purtroppo quasi mai ci si ritrova ad essere compresi, ma sì. Devo dire, rivolgersi alle persone che ci sono vicine è importante comunque, non solo perché è importante aprirsi agli altri e quindi comunicare quello che noi in quel momento stiamo sentendo, ma io credo che molte più persone di quello che noi stesso possiamo immaginare hanno una sensibilità così spiccata oppure hanno vissuto un periodo un po' più buio, un po' più difficile, che quindi riusciranno a capire e a supportarci. Benissimo. Apriamoci. Aggiungi pure. Ho scritto una piccola cosa sulla pandemia. Come no? Mi piacerebbe. Grazie. Mi sarebbe piaciuto che la potevo recitare, insomma, Totò. Nella sì. Sua piccola, nella bravo, sua bravo, saggezza. Bravo, perfetto. E si chiama appunto la pandemia. Ti ascoltiamo con piacere. Anche se l'epidemia ci ha portato pandemia e tanta malattia, son sicuro vinceremo e la scacceremo via. Con l'amore, che del mondo poi è il motore, torneremo nelle piazze, torneremo per la strada, torneremo per le vie,
e tenendoci per mano esclameremo: bentornata vita mia. E che sei? Perdingibacco, dico io. Aggiungo io Perdingibacco. E allora adesso voi non ci resta che ringraziare i nostri ospiti stasera intervenuti. I nostri ospiti che sono qui in studio. Il conte Giuseppe Cascella. Complimenti, complimenti. Accompagnato da Dario Norcia. Complimenti. Il nostro, non so più come chiamarti adesso. Ragazzi, comunque... chiamami come vuoi, basta, non c'è problema. Allora, scusa, no, grazie, grazie per avermi invitato. Massimiliano Cimino, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Accompagnato da Raffaella Castaldi. Bravissimo. Grazie per grazie essere per venuti. Grazie per il tuo bel progetto. E allora, invito Olga adesso. Prima di qua al centro. Ecco, allora, prima di chiudere con salutandovi con un bellissimo contributo video, un brano che è Nella fantasia. Aspetta, è un omaggio a Morricone. Un omaggio a Morricone. Un omaggio a Morricone, ispirato al bellissimo film Mission, quindi Gabriel Soboe, poi lo ascolterete e finisce proprio con le parole, ecco, proprio quello che stavamo proprio dicendo prima, lasciando il messaggio di io vedo un mondo giusto in cui tutti vivono in pace ed onestà. Allora, godendovi, prima di godervi questo video, vogliamo innanzitutto ringraziare... Chi vogliamo ringraziare? Vediamo un po'. Allora, ecco, questa è una piccola parentesi nuova che si aggiunge al Noi per Napoli Show, ovvero noi cercheremo di salutare non solo voi, tutti gli ospiti e telespettatori che ci scrivete sempre più numerosi, ci fate i complimenti, noi vi ringraziamo e che diciamo sono il nostro pubblico da casa. E quindi se ci volete, volete il nostro saluto, scriveteci e diteci salutateci dallo studio. Ma in modo particolare salutiamo in questa serata quegli diciamo imprenditori che ci hanno supportato e che supporteranno fondamentalmente noi, in modo particolare l'associazione Noi per Napoli, che come sempre lavora nel campo artistico, nel campo del sociale e quindi ringraziamo la ditta di Antonio Iovino, il Gruccione, che vogliamo salutare. Ciao Antonio. Voglio ancora salutare la gioielleria Ranieri di Via Chiaia, che mi ha resa sua ambassador, quindi veramente grazie con tutto il cuore. E a te? Poi vogliamo salutare Maria, la giornalista Maria Cuono. Ciao Maria. Che è stata nostra ospite la scorsa trasmissione. Salutiamo Luisa Corna, che anche lei è stata nostra ospite. Ciao, ed è Luisa. Stata intervistata. Poi vogliamo salutare un personaggio importante che avremo qui nei nostri studi prossimamente, che è Ermanno Corsi, decano del giornalismo, già direttore della RAI TG3, e ci uniamo in questo saluto perché anche lui ha dato un contributo all'associazione, un contributo diciamo culturale all'associazione culturale Noi per Napoli. Sì. Prima di salutarci vorrei invitarvi ad andare in edicola, perché troverete il numero di ora del settimanale Ora, ecco, che se lo vogliamo un attimo inquadrare così i telespettatori lo possono vedere. Ecco qua, l'ultimo uscito in edicola, perché c'è una pagina dedicata alla nostra attività, quindi Passeggiate Canore, TV ed eventi degli artisti lirici Olga De Maio e Luca Lupoli, quindi vi invitiamo ad andare in edicola e lo troverete. Benissimo, allora che dire, prima di goderci questo Nella fantasia, salutiamo con in musica. A proposito, ma noi adesso salutiamo come? Cantando cosa? Cantiamo e poi ma salutiamo. Cosa? Cantiamo. No, cosa? Tu che m'hai preso il cuore. Allora, ti fermo. Perché? Un'altra cosa importante, vieni con me. Noi fondamentalmente siamo cantanti lirici. Certo. Ecco, prestati alla trasmissione Noi per Napoli Show come presentatori, perché ideatori di questo format. Questa piccola parte di saluto finale che noi vi andiamo a fare è una piccola introduzione che faremo di tanto in tanto, sì, non sempre, per spiegarvi qualche piccola curiosità riguardante il canto, sia esso canto lirico che canto leggero. Questo pezzettino, questo refrain che cantiamo sarà fatto a cappella. Cosa significa? Cosa significa cantare a cappella? Si prende una nota con uno strumento che è il diapason,
si ricava la nota che ci occorre, la tonalità del brano in questione, e si canta cercando di restare nella massima e perfetta intonazione senza l'aiuto dello strumento. Di uno strumento o di un'orchestra, quello che sia. Quindi adesso noi vi lasciamo con questo piccolo saluto, con questo refrain a cappella. Tu che m'hai preso il cuor, sarai per me il solo amor. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Lontan da te e morir d'amor, perché sei tu che mai Ciao, alla prossima puntata, arrivederci. Ciao.